YouTube, sono Charlie e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui in un vlog con una persona che scende a Sotto l'altra ascella. Ero lì, Sono qui, basta. Oggi siamo in casa sua perché mi ha invitato per un weekend romantico. Solo io e lei. Qui c'è Muro che ci farà le domande che voi mi avete fatto sotto l'ultima foto di Instagram, quindi seguiteci su Instagram. Oddio, sembra una foto che ci siamo fatte a casa l'altra volta a Verona. Ma perché io finisco sempre così quando mangio lo sushi? Ma non avevo mangiato sushi l'altra volta? Sì. Ah, c'è lo stesso sfondo, perché tu hai sempre lo stesso sfondo anche nell'altra casa, vabbè, comunque. Quindi adesso la nostra cara Tallo. E io dico Tillo, voi dite Tallo, Tillo. Tallo! Tillo! Tallo! Questa è la mia invenzione. Quindi niente, sarò questo weekend qui, quindi vedrete molti video nelle prossime settimane con lei, con Muro e forse anche con altre due o due ospiti speciali. Non lo so, quindi mi raccomando, lasciate like e adesso Muro, vai con le domande. Aspettate, prima di cominciare voglio dirvi che saremo a Lucca, ci saranno anche le nostre magliette, la mia, quella di Anna e quella di Matteo, il 4 e 5 novembre allo stand. Credo che sia di AK Informatica, ma non ne siamo sicure. Cioè, se non è AK, Toms, insomma, quella roba lì. Vi teniamo informati. Vi terremo informati, quindi seguiteci su Instagram e su Telegram, perché lì diremo tutte le informazioni. E dovete lasciare un like a questo video! Se arriviamo a 5.000 like, Anna... Non posso dire che l'esci, perché è già uscita. No, ho già fatto tutto ormai. Boh, scrivete voi nei commenti okay, che devo fare. Ok, perfetto, vai. Vi è mai piaciuto un prof? Se sì, avete mai immaginato di sposarvelo? Sì, il mio prof di computer grafica del primo anno di università. Però se sta guardando questo video io l'adoro. Sì, la mia professoressa di matematica. Cosa? Però non è successo. Non era corrisposto. No. Vai. Che marca di assorbenti usate? Lines. Anche tu? Sono con le ali. Sono tutti con le ali. No, perché guarda, ci sono quelli senza ali che sono inutili. Mamma mia. Inutili. No. Ma sì. Non hanno senso. Sono una cosa bella. Che li fate a fare? Non hanno senso. Tu, persona che fai gli assorbenti. Preservativi. Gli assorbenti. Basta, fermati qui. Basta, ok. Vai. Falli con le ali. State insieme? Come non me l'aspettavo questa domanda. Forse meglio che la taglio. Taglia. Vabbè, dai, la taglio, vai. Hai mai baciato una persona che non conoscevi? Se sì, ti è piaciuto? Non la conoscevo bene. Però non è stato male. Io non la conoscevo neanche io bene. Vero? E mi è piaciuto, però poi... Hai visto il mio cappellino? Ah, bello! Mi è piaciuto, sì, bello. Avete mai chattato con qualcuno per molto tempo per poi frenzanarlo? Aspetta, scusa, puoi rifarlo? Mi era tipo incantata e non ho sentito la domanda. Avete mai chattato con qualcuno per molto tempo per poi frenzanarlo? Sì. Sì, varie volte purtroppo. Ma non di mia spontanea volontà, è che... Cioè, vabbè, lasciamo perdere. Fatto. Ma perché fate? Fuck! Esatto! Fuck i fuck! Perché noi fuck? Perché fuck! Fuck! Anche te! Oppure fuck. Oppure come fa Sibi? Ah! Just no bitch! Allora ragazzi, io ho una gattina molto molto la gattina particolare, è un personaggio, una principessa, io la chiamo così. E niente, praticamente io sono la gattina, ok? Ok, io volevo abbracciare la gattina e ho iniziato a fare Sibi! Mi è andata proprio così. Però in qualche parola io mi ho messo una mano e una zampa sulla bocca, ti puoi dire? Tipo, no. Non puoi. Ferma. Esatto, ma proprio così di cattiveria. Avete mai visto l'occhio nudo? No, ma lui ha visto me abbastanza, successo. Beh, abbastanza mutande. Mutande. Sempre. E il culo, io ho visto anche il culo. Anche io. A Lanzarote. Sì. L'unica cosa che non abbiamo visto è... Perché abbiamo sempre mal di testa. Il verme, diciamo, abbiamo mal di testa. Così diciamo almeno, poi ci divertiamo io e lei alle sue spalle. Come avete iniziato a fare video insieme? E soprattutto chi è più bello tra voi? Vi lascio uccidervi a vicenda. Perché questa uscita? Non me l'aspettavo. Allora, come abbiamo iniziato a fare video insieme? Perché ci siamo fatti una volta una confessione a vicenda. Questa confessione ci ha portato ad avvicinarci molto di più intimamente. Abbiamo iniziato a parlare, ad avere un rapporto a più toccarci e a toccarci. A toccarci nel profondo. E a fare così con i capelli. Alla fine... Vabbè, però non devi raccontare il nostro primo appuntamento adesso, è un'altra domanda. No, praticamente entrambe abbiamo ucciso i papà. E quindi...
siamo diventate amiche. Perché abbiamo scoperto che avevamo lo stesso papà. Ah! Non so come la tua batteria scarica riesca a durare ancora così tanto. Ma va bene. Raga, questa domanda è seria. Quando avete scoperto che non ci si può vedere allo specchio con gli occhi chiusi? Ma come no? Io l'ho fatto ieri. Ve lo giuro. Avete mai pensato che tra Lupo Mannaro buono e Strega buona è sembrato uno spin-off della Melevisione? Ma ci ho pensato. E vi dirò di più. Io mi facevo le fantasie su... come si chiama? Che tipo di fantasie? Ero piccolina e sognavo di baciare e abbracciare tantissimo. Come si chiama quello che fa tutte le cosine? Buono. Antonio Cartonio. Penso sì. Ma stai scherzando? No. È stato molto un periodo durato pochissimo perché poi mi sono concentrata su altro, però sul lupo tutto peloso bello, come si chiamava quello, lupo lucio. Poi lupo lucio mi è piaciuto di più. Secondo me ti è piaciuto qualcos'altro. Comunque andiamo avanti. Quanto ti eccita Anna quando rutta? Cioè tipo un eccitometro devo fare da qui a qui. Da uno culo di Lollo, facciamo, fai la scala tipo culo di Matteo. Culo di Matteo a livello scala eccitante più basso e più in alto Perry che balla mentre sei al concerto. Tu che rutti? Allora, facciamo che quando rutta un po' è così. Quando rutta forte è così. Quando rutta fortissimo fa... A che età avete dato il primo bacio appassionato per Anna? Come va il ginocchio? Grazie. Tutto bene, il ginocchio, il primo bacio, mica tanto. Ha detto a che età, non che è andato. Mica tanto. A che età è mica tanto. No, perché magari non l'ho ancora dato. Significa che una puttanella già all'età piccola. No, significa al contrario che non ho ancora dato il primo bacio. Ma che stronzata. No, comunque... Beh, è stato recente, cioè, qualche anno fa. Beh, anche a me qualche anno fa, figa, ho 20 anni. Non è che il primo bacio appassionato era in terza... Io in seconda media, era in seconda media, credo. Terza superiore. Udica! Quando di pizza che noia da 1-1. Quando pizza che noia? Da 1-1. Triggered. Non ho capito, la domanda. Anna, Charlie è tilotando o tilotando? Ma che cazzo fai? Io che ti guardavo lì e non capivo. Poi mi sono girata. Pensavo che fosse un sorriso storto. Avete mai trapanato un muro di viola ciocche? Come mi è venuta in mente l'idea di creare la Monster High School su Minecraft? Allora, lei non c'era. Eravamo un giorno, ero a Lanzarote, a un parco acquatico. Spogliati. Non c'ero. Ma adesso ci sei. Sì, perché sei la mia best friend. Ce l'hai io al posto tuo, Anna. Urlavo tilotallo dappertutto. Tilotallo! È vero! Ragazzi, sul cane di Lollo uscirà forse un video all'IKEA. Io, lui e Muro che interpretava Anna. Dopo, tu non l'hai visto quel video? No. E niente, quindi... Quindi dicevo, un giorno eravamo a un parco acquatico con Lollo e Muro. E a un certo punto ho detto, ragazzi, l'idea della vita. Potremmo fare una serie roleplay su una scuola in Minecraft di mostri. E tipo, scuola, Minecraft, mostri, visual. E quindi questa, e niente. È una bellissima idea. Grazie. Avrei voluto essere lì mentre la partorivi. Signora! Una mostra! È bellissima! Mostri! È un'idea! Scuola! Minecraft! Sono le cose che urlò l'infermiera durante un parto. Vai. Come vi siete conosciute? Allora, io l'ho conosciuta 3 anni fa perché un mio amico, Glaze, che molti di voi conoscono, era in chiamata con lei su Skype una volta. Perché mi ha carezzato il ginocchio? Vabbè, aspettavo che mettessi le gambe lì. Sì, ma dopo. E quindi a un certo punto mi fa, sono stata in chiamata con una youtuber famosa. Calcolate che avevo tipo 400 iscritti, è successa 4 anni fa questa cosa. Con una youtuber famosa. E io, chi è? Si chiama Alix, ha 3000 iscritti. Io, 3000, ma è famosissima, dobbiamo farci video insieme per forza. Per me allora 3000 iscritti, oh mio Dio, 3000 iscritti. E quindi così ho conosciuto Anna. Tu come mi hai conosciuto? Ho ordinato, no, mi ha ordinato una margherita e sono andata a mangiarla a casa sua.
Qual è stata la... Non mi conoscevi prima? No, ti conoscevo, ma poco, cioè, sapevo che avevi i capelli blu. Non devo farti adesso i capelli blu. No, scherzo. Sapevo che faceva la youtuber e... Bell, perché youtuber... Bell. La youtuber Bell e... E niente, poi mi sono andata a casa sua perché avevamo degli amici in comune. A caso, ma Chris. Quando abbiamo... Chris e Tiara. Ma è quando abbiamo cantato le canzoni della Bambin Melody. Sì. Che c'era lì che agitava la GoPro in maniera inutile, così, che tanto non si capiva niente. Che è stata zitta tutta la sera, non ha preferito parola. Sì, vergognavo. Ma di che cosa? Non lo so, non è normale che una persona ti offri la pizza così. Oddio, una persona... vuoi una pizza? Che gusto vuoi? No, guarda, Margherita! No, questo l'ho detto io. Ma Margherita, prego! Margherita! Dimmi, dice Margherita. Sono stata così tanto colpita che sono stata zitta tutto il tempo. Tutta la sera non ha preferito parole. Ho detto, ah, sembrava simpatico. No, io ho pensato che era stranissimo. Che cazzo, uno ti fa la pizza, manco parli, ma ce n'è. C'è! No, piccone! Ma adesso penso che sei super simpatica. Un po' strana. Hai mai voluto lanciarti con il paracadute da una montagna? Adesso che mi hai detto tutto questo, sì, senza paracadute. Io voglio farlo, però non credo che lo farò mai. Io lo voglio fare, lo faccio. Fai. Lo faccio, te lo giuro. No, se lo fai tu lo faccio anch'io. Lo facciamo insieme. Ci buttiamo insieme. Salti tu, salto vieni. Io, ricordi? Eravamo concentratissimi, lo sguardo incatenato. E lei... Facciamo di nuovo. Ok. Salti tu, salto io. Salto io, salti tu. Ricordi? No, salto io. Poi salti tu. Perché io prima ho detto... No. Salti... Dai! Salto io, salti tu. Ricordi? Salto io, salti tu. Ricordi, punto. Non c'era una domanda, era ricordi. Salto io, salti tu. Ricordi? Punto di domanda. Sì, mi ricordo. No, non puoi rispondere alla domanda con un'altra domanda. Non era una domanda. Sì, era una domanda. Quella che ha fatto lei. Quello era il tono della domanda. Ricordi? Sì, ricordo. No. Vabbè, sì, ok. Avete mai fatto una figura di merda per cui ridete ancora? Punto di domanda. Sì, ma scusa, ma non mi viene. Ti dico io la mia. Non te l'ho mai detta, penso. Ma perché a un certo punto dice che scarica? Vabbè. Ero in bagno. Casa nostra? No. A scuola. Ho fatto la pipì. Ma... c'era la tavoletta abbassata. E non la tavoletta quella su cui ti appoggi, quella proprio dove non passa niente. E io ero alzata perché non si tocca, no? Quando non me ne sono accorta e ho fatto tutta la pipì fuori. Quando me ne sono accorta era ormai troppo tardi e c'era un fiume di pipì fino ai corridoi dell'istituto del Carlo Anti, Villa Franca. E io ho detto che qualcuno aveva fatto uno scherzo. Ero stata io. Non mi ero resa conto di niente. Sono uscita e sono scappata e ho finito la pipì in un altro bagno. Che magari... Perché non avevi manco fatto tutto in tutto questo? Cioè, no, perché c'è la pipì che scorreva a fiumi. C'è il bagno che è inclinato, va proprio verso il centro e poi va verso il corridoio. Quindi ci è arrivato così come... Cioè, sono uscita e già era lì. Nel corridoio la pipì. Vabbè, io te l'ho detto, però adesso tagliala questa parte. No, mi sembra ovvio che lo taglio. Spero che nessuno ti segua del Carlo Anti. Spero anch'io, perché la figura di merda ce la faccio pure io. Dimmi una figura di merda. Una volta al McDonald's di Verona ho ruttato fortissimo e si sono spaventati tutti i tizi a fianco a me. E purtroppo non ho potuto nemmeno dare la colpa ad Anna perché purtroppo non c'è. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like, un commento, perché usciranno altri bei video con questa tita. Tita? Tata. Sì, una tita talla. Quindi niente ragazzi, scriveteci qua sotto nei commenti che video vorreste con lei, così in questi due giorni li registriamo. Niente, ciao. Ciao. Aspetta, mettici il copri e bittino, via. Vai. Ah, mamma. Siete dei cani o delle cagne. Oh,